Benvenuti amici alle conferenze sul pinnacolo della profezia. Voglio dare il benvenuto a chi si è unito a noi, a chi ci guarda la tv online. Stiamo iniziando una nuova serie di lezioni basate su Apocalisse capitolo 14. E è un trampolino di lancio per studiare l'intera Bibbia e in particolare le profezie degli ultimi giorni. Siamo molto grati che siate qui alla Granite Bay Hilltop Church e anche per chi ci segue in tv o altro. Lo studio di stasera... È sulle leggi della vita. E sapete, alcune persone potrebbero pensare, oh, parli della legge? Non è il legalismo. Beh, è un tema biblico. E si trova nel libro dell'Apocalisse. Ed è un grosso tema per gli ultimi giorni. Parto sempre con un piccolo fatto sorprendente che è un po' dolce e amaro. Il Guinness dei primati registra la persona che è stata arrestata più di tutte nella storia. Un uomo di nome Tommy Jones di Brisbane in Australia, che è stato arrestato 3.000 volte perché era ubriaco e per disturbo della quiete pubblica. Non sembra violento o terribile come altre cose, ma penso che tutti sappiamo che l'illegalità sembra in aumento. Qualcuno di voi si ricorda il tempo in cui non si chiudeva nemmeno a chiave la porta di casa? Non alzate la mano se lo fate ancora oggi. Qualcuno magari vi potrebbe vedere e controllare su internet. Ma, ammettiamolo, i tempi sono cambiati e i valori e la morale della cultura sono cambiati. Ora, non sono cresciuto in una casa religiosa. Mia madre aveva una famiglia ebraica, ma era in pratica atea e mio padre è cresciuto battista, ma dopo la seconda guerra mondiale è diventato in pratica ateo. Quindi non sono cresciuto con una formazione religiosa forte. Ma... Ricordo ancora quando sono stato alla scuola pubblica in California. E c'erano i dieci comandamenti sul muro. Le chiamavano le regole d'oro. Qualcuno di voi se lo ricorda? Scuola pubblica! E poi le persone hanno iniziato a essere più preoccupate riguardo la separazione tra Stato e Chiesa. Ne parleremo un po' stasera. E ben presto non erano più sul muro. Capisco che il governo dica alla gente che non si devono imporre i primi quattro comandamenti: il nome di Dio quale Dio adorare, come adorarlo o qual è il suo nome o quando adorarlo. Ma il governo deve far entrare in vigore gli ultimi sei comandamenti. L'autorità genitoriale. Il governo non possiede i vostri figli. Cose come la proprietà, i diritti, la santità del matrimonio. Non desiderare le cose del prossimo. L'onestà, dire la verità. Sono cose che devono essere osservate e in vigore in tutte le culture civilizzate. l'America è stata costruita su questi principi da Roger Williams, in cui si separavano in pratica le due tavole di pietra. Il governo non si intromette nei primi quattro, ma deve far rispettare gli ultimi sei. E questo è ciò che ci ha reso un grande paese. Ma non volendo che la religione si intromettesse, hanno eliminato tutta la legge, che è una cosa strana, perché è sull'edificio della Corte Suprema. C'è un'immagine di Mosella, lo sapevate. Ora, usiamo come base per il nostro studio ogni sera Apocalisse 14. Qual è il versetto di Apocalisse 14 e come si rapporta? È il versetto 12. Qui è la costanza dei santi. Parla di quelli che sono stati salvati, in opposizione a quelli col marchio. Qui è la costanza dei santi. Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Qui avete i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. La Bibbia li chiama la legge e i profeti. E quindi questo è un aspetto fondamentale della vita di un credente. Non siamo solo uditori della parola, ma facitori della parola. Quindi, tenendo questo a mente, partiamo con le domande. Ricordatevi quando vedete qualcosa in blu, siete invitati a dirla con me. Prima domanda. 1. Qual è la legge morale di Dio? Non confondetevi, ci sono tante leggi nella Bibbia. C'è una legge morale... Molto semplice. Qual è? Potete leggere in Esodo 24, versetto 12. Poi l'Eterno disse a me, no, invece a Mosè, sali da me sul monte e rimani là, e io ti darò delle cosa? Tavole di pietra. La legge e i comandamenti che ho scritto, perché tu li insegni loro. Gli diede queste due tavole di pietra. E cos'erano? Deuteronomio 10, 4, e l'Eterno scrisse sulle tavole ciò che aveva scritto la prima volta, cioè. I dieci comandamenti che l'Eterno aveva proclamato per voi sul monte, di mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. Quindi l'Eterno me le consegnò. Quindi, quando Dio consegnò i dieci comandamenti, fece una cosa che non aveva mai fatto nella storia. Non un profeta o due che avevano una visione o facevano un sogno, ma un'intera nazione era riunita in assemblea. E il Signore Dio onnipotente parlò in modo udibile, senza nessun sistema artificiale. Ed espresse i dieci comandamenti con tuoni e fulmini dalla montagna. Tutta la nazione lo sentì. E la nazione disse: Faremo tutto ciò che ha detto il Signore. E poi Mosè disse che avevano aderito al patto di Dio e disse: Ok, se avete accettato i termini dell'accordo, salite che vi do una copia scritta. Così funzionano i contratti. Prima ci si accorda verbalmente, giusto? Non si parte dallo scritto, prima c'è un accordo verbale. E poi si dice: Ok, va bene, e si scrive, lo si rende ufficiale. È quello che ha fatto Dio. E ha dato i dieci comandamenti. Cosa è successo con i Dieci Comandamenti? Dice: Allora mi voltai, disse Mosè, e discesi dal monte. Misi le tavole nell'arca che avevo fatto, e là esse rimangono, come l'Eterno mi aveva ordinato. Qualcuno si chiede: Dove sono i Dieci Comandamenti oggi? Sapete che hanno fatto dei film, sui predatori dell'arca perduta e altri. Qualcuno ha detto che sono in Etiopia, lo avete sentito dire? Ho sentito dire da qualcuno che Salomone aveva una storia con la regina di Sheba. Lei rimase incinta e lui disse «Non far pubblicità e ti darò il nostro tesoro più prezioso del nostro santuario, i Dieci Comandamenti». E gli etiopi dicono di averli. Non voglio mancare di rispetto, ma non è nella Bibbia. In realtà, molto dopo Salomone, si può leggere in Seconda Cronache 35, versetto 3, nel 600 d.C., Salomone aveva vissuto più o meno nel 1000 a.C., nel 600 d.C. Giosia dice che c'era ancora il Tempio e dice che i Dieci Comandamenti erano ancora nel Tempio. Alla fine furono nascosti. Per quanto possiamo dire, forse con Geremia o alcuni dei sacerdoti fedeli, Dio disse a Geremia che Nabucodonosor avrebbe distrutto la città, avrebbe bruciato il Tempio. Nabucodonosor portò via molti degli arredi e li enumerò, ma non parlò mai dell'arca, non se ne parlò più. Geremia, sapendo che la città sarebbe stata attaccata e conquistata, di sicuro la nascosero in una delle grotte del labirinto che si trovano da qualche parte sotto Gerusalemme. E è ancora là oggi. Quindi, quando le persone dicono che gli egiziani l'hanno presa, o i babilonesi, o gli etiopi, non si trova. Non sarebbe interessante se fosse ritrovata. Sapete, quelle pietre scritte dal dito di Dio erano il tesoro nazionale. Pensate a tutta la nazione di Israele. Cosa la rendeva la terra santa? Cosa li rendeva il popolo santo? La montagna santa? Il tempio santo? Era in mezzo al tempio nel luogo santissimo? C'era. La legge santa di Dio scritta dal dito di Dio. E sulla pietra. Quanti di voi vorrebbero vederla? È nella vostra Bibbia. La gente si esalta e dice: Oh, cavolo, sarebbe fantastico! Andrei in giro per il mondo se potessi vedere l'arca. L'arca è solo la scatola. Sono le rocce nella scatola che sono importanti. E Dio vuole che quelle rocce siano nella nostra testa. Ho conservato la tua parola nel mio cuore, ecco cosa vuol dire. Per non peccare contro di te, vuole che la legge sia nel nostro cuore e nella nostra mente. Amen. Numero due. Secondo la Bibbia la parola di Dio a cosa equivale? Risposta. Così. La legge è certamente santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ora, una parte del motivo della lezione di stasera ve lo dico subito. È perché sappiamo che c'è molta illegalità nella società e le persone non vogliono la legge, ma quello che mi spaventa è che ci sono pastori ora che dicono di non volere la legge. Ci sono pastori che si allontanano dalla legge, dicono di non essere più sotto la legge, di essere sotto la grazia, che vuol dire che non devono osservare i Dieci Comandamenti. Quanti di voi lo hanno sentito dire? Ok, è una bugia. Paolo parla di dottrine del diavolo e la dottrina del diavolo è questa, l'idea che a Dio non importi che osserviate o meno i dieci comandamenti. È una bugia categorica e ve lo posso dire sulla base di moltissime scritture che condividerò con voi stasera. Non ci ha dato i dieci suggerimenti. Non sono dieci raccomandazioni. Sono i dieci comandamenti. E Dio non ha fatto un errore. Ho sentito dei pastori dire. Dio ha dato la legge solo per dimostrare che non l'avrebbero osservata e poi li ha puniti per non averlo fatto. Che genitore lo farebbe? Ordinare al figlio di fare una cosa e poi punirlo per non averla fatta. Per ogni comandamento di Dio è intrinseca la forza per farlo. Ora, capisco che alcune persone siano frustrate da qualsiasi tipo di legge perché viviamo in un paese ora in cui ci sono 30.000 leggi. E ogni volta che il congresso si riunisce ne fa altre 200 dal 1789. Sapete a chi servono le leggi? A chi non le ha. Sapete che ci sono delle leggi in alcuni stati? Fatemi vedere. A Nashville, fare il bagno in una fontana della città è proibito. Come è stata fatta questa legge? Qualcuno ha fatto il bagno nella fontana. Mettere una puzzola sul tavolo del capo è contro la legge. Come è successo? Una di queste che mi è sembrata molto interessante diceva che nel Kentucky non si possono mettere gelati in tasca. Come ha fatto a essere nei registri? Deve essere stata una giornata fiacca in tribunale. Quando è successo? Ci sono città che hanno delle leggi davvero strane. A Washington i cani non hanno il permesso di abbaiare dopo le sei di sera. Mi chiedo se i cani possono leggere quella legge. In Canada è fuori legge prestare l'aspirapolvere al vicino. Forse potete passargli gli acari da casa vostra. Non lo so. Ma è la legge. Ci sono così tante leggi. Sapete la cosa sorprendente dei dieci comandamenti qual è? In 300 parole Dio è stato capace di racchiudere il comportamento morale. Sapete che non esiste nessun peccato che possiate commettere che in qualche modo non rientri sotto uno dei dieci comandamenti. I dieci comandamenti sono semplici, ma comprendono tutto. Coprono praticamente ogni relazione dell'umanità. Ed è bellissimo. È il piano perfetto di Dio per l'uomo. Si può leggere dove viene detto in Isaia 5:16, ma l'Eterno degli eserciti sarà esaltato nel giudizio e il Dio Santo si mostrerà Santo nella giustizia. Dio è Santo, la sua legge è santa. Dice inoltre in Deuteronomio 32, versetto 4, tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio di fedeltà e senza ingiustizia. Dio giusto, santo e buono. Ora, noi non siamo buoni, ma chi è buono? La Bibbia dice: Nessuno è buono tranne uno solo. Sono le parole di Gesù. Nessuno è buono tranne uno solo, che è Dio. Ha detto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti abbiamo peccato, l'umanità ha peccato. Dio ci ha dato un modo per salvarci dai peccati. E c'è uno solo che è buono e che sia mai vissuto, cioè Dio. Quando Gesù l'ha detto, voleva dire che non era buono o voleva dire che era Dio? Gesù è Dio Figlio. Amen. Quindi. Perché non possiamo sbarazzarci dei dieci comandamenti? Perché quando guardate la definizione dei dieci comandamenti nella Bibbia, sono usate le stesse parole per descrivere Dio. Per esempio, la Bibbia dice che Dio è perfetto. La Bibbia dice nel Salmo 19, versetto 7, che la legge è perfetta. Tra l'altro il versetto in cui si dice che Dio è perfetto è in Matteo 5,48. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. La Bibbia dice che Dio è amore. Prima Giovanni 4,8, in molti punti. Romani 13,10, la legge è amore. La Bibbia dice che Dio è giusto. Esodo 9,27. Dice che la legge è giusta. Vedete i versetti sullo schermo. Salmi 119, Dio è verità. La legge è verità. Dio è puro? La legge è pura. Dio è spirituale. La legge è spirituale. Dio è eterno, la legge è eterna. Dio è immutabile, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io sono l'eterno, non muto. La sua legge è immutabile. Dice che non cambierà il patto che è uscito dalle sue labbra. Quindi, dire che la legge di Dio è mutabile, sapete, penso a un paio di re nella Bibbia che hanno detto di voler cambiare la legge e non ci sono riusciti. Re Assuero fece una legge secondo la quale tutti gli ebrei dovevano essere attaccati in un giorno prestabilito. Poi sua moglie Esther gli disse che era ebrea, non poteva più cancellare la sua legge, poteva solo farne un'altra che dava loro il permesso di attaccare preventivamente i loro nemici. Re Dario fece una legge che se uno avesse pregato a chiunque che non fosse lui per 30 giorni sarebbe finito nella fossa dei leoni, ma poi si era dimenticato di Daniele che pregava tre volte al giorno. Non voleva che Daniele fosse ucciso, ma la legge dei medi e dei persiani non poteva mutare. Re Erode disse alla sua figliastra che se avesse danzato per lui le avrebbe dato qualsiasi cosa fino a metà del regno. Lei disse di volere la testa di Giovanni Battista, lui non voleva farlo ma aveva fatto un voto del re re. Davanti a tutti gli ospiti non poteva modificare la sua parola. Questi re terreni vacillanti e peccatori non potevano cambiare la loro legge, come si poteva pensare che la legge del re dell'universo, dettata su una montagna e scritta di suo pugno su tavole di pietra, fosse da meno e che dicesse stavo solo scherzando. Non dovete più osservarla. I Dieci Comandamenti sono eterni, amici. E tutto l'universo di Dio è ordinato secondo la legge. Sapete che hanno fatto uno studio in cui, anni fa, volevano controllare la sicurezza dei bambini. Osservarono i bambini che giocavano in un parco giochi in un parco senza staccionate. E notarono che i bambini stavano davvero vicini all'altalena e avevano paura ad allontanarsi, perché non c'erano confini. Poi fecero una grossa staccionata attorno al parco giochi. All'improvviso i bimbi si sparsero, rilassati ed erano meno stressati, perché c'erano dei confini, erano più felici. Ora non ho il tempo di raccontare la mia testimonianza, ma sono andato in 14 scuole diverse da piccolo, sono andato in due scuole militari, e sono andato in una scuola che era una scuola sperimentale senza regole. La scuola militare era. La scuola più severa del Nord America. Era la New York Military Academy. C'è ancora oggi. La stessa scuola in cui è andato Donald Trump. E c'era una regola per tutto: per come piegare la biancheria intima, come appendere i vestiti, come impilare i libri, come ispezionare la stanza tutte le mattine. Regole di ogni tipo. Poi sono stato in questa scuola sperimentale ippi, è una lunga storia. Non c'erano regole. Tre regole, in realtà. Vietato picchiarsi, vietato fare sesso, vietate le droghe. Gli studenti non si curavano di nessuna delle tre regole. <ride> si faceva festa come i pazzi tutto l'anno. Non si doveva andare a lezione se non si voleva. Non si doveva andare a mangiare se non si voleva. Voglio dire, so che pensate che non sia vero. Cercate Pine Hinge su internet. Sono andato in una scuola chiamata Pine Hinge. È durata cinque anni, poi l'esperimento è fallito. Dove pensate che sia stato più felice? Alla scuola militare. Ho imparato l'autocontrollo, la disciplina. Chiedete a Karen, faccio ancora il letto tutte le mattine. Voglio dire, si impara l'ordine, si impara uno scopo. I bambini alla scuola libera volevano suicidarsi perché non avevano uno scopo, non avevano un ordine, non avevano linee guida. Non si può essere felici senza la legge di Dio. La legge di Dio non serve a portare via la nostra felicità. La legge del Signore è buona. Converte l'anima. È giusta, santa e perfetta, è più dolce del miele e del favo, sono le parole che usa Davide. E ancora ci sono persone che parlano della legge come «Oh, che disdetta!». Beh, se state parlando con un legalista, sì, ma la legge di Dio insegnata nel modo giusto è una benedizione, amici. E la Chiesa non dovrebbe averne paura. Ho fatto un'intervista in TV con il mio amico John McCain, qualcuno di voi l'avrà visto in TV. Lui e io siamo stati invitati da una stazione cristiana per dibattere con altri ministri sulla legge di Dio. E nella discussione hanno detto: Nessuno può davvero osservare la legge. Ho risposto: Sono d'accordo, pecchiamo tutti, ma Gesù ci salva dai peccati e ci dà la vittoria su di essi. Quindi nessuno può osservare la legge. Volevo chiedergli: Hai detto a tua moglie che non puoi osservare i dieci comandamenti? Sì, che possiamo. So che c'è un aspetto letterale, un aspetto spirituale nella legge. Non si può uccidere. Non si può rubare. È possibile non bestemmiare. E anche se le persone magari inciampano, l'obiettivo dovrebbe essere di vivere secondo la legge. Voglio dire, è la volontà di Dio, è la perfetta espressione della volontà di Dio. Ci viene detto nel Salmo 119, versetto 45, camminerò nella libertà perché ricerco i tuoi comandamenti. Giacomo la chiama la legge della libertà, quindi non dovremmo avere paura della legge. Numero 3. Cosa fa? La legge di Dio. Beh, da un lato ci dice che abbiamo bisogno di un Salvatore. Possiamo leggere in Romani 7:7 Non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi sapete, Dio ci dà la legge perché ci serve per evitare la disobbedienza. Potete anche leggere qui, mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. Ora è importante che sappiamo cos'è il peccato. Come possiamo pentirci dal peccato se non sappiamo cos'è? Se il diavolo elimina la legge, senza la legge non c'è peccato, mi seguite? Se non c'è il peccato ci serve un salvatore? Il Signore ci dà la legge così ci rendiamo conto di quando disobbediamo e possiamo pentirci e allontanarci dalla nostra disobbedienza e rivolgerci a Gesù per la misericordia e la forza. Ma la legge è una benedizione. E di nuovo, la miglior definizione di peccato nella Bibbia è che il peccato è andare contro la legge. Se avete la nuova Diodati trovate che il peccato è violazione della legge. Chi elimina la legge elimina il significato stesso di peccato e il diavolo lo ama. Perché Gesù vuole che sappiamo quali sono i nostri peccati, per poterci perdonare. Parla con la donna al pozzo e le chiede perché lui le stia parlando, discutendo di religione. Lui le dice, va a chiamare tuo marito. Lei voleva cambiare argomento dicendo, io non ho marito e lui risponde, è vero, hai avuto cinque mariti e con quello con cui vivi ora non sei sposata. Perché Gesù l'ha fatto? Perché voleva salvarla, ma doveva mettere il dito su qualcosa di meditato, su qualcosa di reale nella vita di lei in cui era fuori dalla volontà di Dio. E poi le rivela di essere il Messia e la perdona. Lei diventa suo testimone. Ma Dio ci deve rendere consapevoli del nostro peccato. La Bibbia dice convertitevi, convertitevi perché mai dovreste morire. Vuole che lo sappiamo. Quindi è molto importante, è possibile, sì, infrangere la legge di Dio. Ho sentito dire di una donna che stava spedendo la vecchia Bibbia di famiglia al fratello dall'altra parte del paese, l'aveva messa in una grossa scatola, l'aveva portata all'ufficio postale perché dovevano pesarla. La misero su una bilancia e la signora della posta la guardò e disse: C'è qualcosa di frangibile qui, solo i Dieci Comandamenti. Si possono infrangere. Quindi, lasciate che vi spieghi: la Bibbia dice che grazie alla legge sappiamo cos'è il peccato. Quindi immaginiamo per un attimo che se dovessi fare. era difficile. Se dovessi fare la presentazione in questo modo, vi distrarrebbe? Lo facevo prima con un segno sulla testa e facevo finta non ci fosse e le persone si guardavano null'altra dicendo qualcuno dovrebbe dire qualcosa. Ora sono un po' più esplicito al riguardo, ma vi distrarrebbe? C'è qualcosa che non va nel mio aspetto? Qualcuno dice di no. Voglio dire, voi uscireste così? No, ok. Vi rendete conto che non vedo nulla? Sono venuto all'incontro stasera, mi sono pettinato, ho fatto i gargarismi, mi sono deodorato, tutto. E mi sento ok. Come potete convincermi del fatto che c'è un problema? Come posso saperlo? Quindi. Mi sento bene, predico, parlo e tutti mi dite, Dagai, ho un problema. No, guardati allo specchio. Mi guardo allo specchio e dico, Oh cavolo, sembro davvero stupido. Quindi... Stavo bene fino a che non ho guardato nello specchio? Quindi la risposta è ovviamente, non guardate allo specchio. Ho sentito raccontare di un uomo in Cina che aveva ordinato uno dei primi microscopi ed era così affascinato dal guardare tutto col microscopio, ma poi guardò il riso al microscopio e vide che c'erano tutti quei microscopici animaletti sul riso. Amava il riso, ma buttò via il microscopio. La risposta, quindi, è di eliminare la legge perché io amo il peccato? Così fanno in molti. O oh, la risposta è usare lo specchio per cercare di eliminarlo. È questa la soluzione? È questo il suo scopo? La legge non serve per eliminare il peccato. Quindi, se questo fosse un marchio, dimenticate per un attimo che sia nastro, se fosse un marchio, come potrei eliminarlo? Lavandolo, giusto? Quindi, la legge mi mostra il peccato. Ma uso questo: cos'è questo? Rosso è un indizio. Il sangue di Cristo. Cosa laverà via i miei peccati? Nient'altro che il sangue di Gesù. E quindi faccio così e poi faccio così e mi sento molto meglio. Questo non ha eliminato nulla. Questo sì, questo mi ha mostrato il bisogno di quest'altro. Ci serve questo? E ci serve questo per mostrarci il nostro bisogno di questo. Ci serve la legge che ci mostri il bisogno della purificazione dal peccato. Amen? Quindi, questo è lo scopo della legge. Ecco perché ci serve, ecco perché il diavolo odia la legge. Domanda successiva, numero 4. La legge di Dio si può modificare o richiamare? Qual è la risposta? Cosa dice la Bibbia? Salmi 89, versetto 34. Non violerò il mio patto, mi seguite? E non muterò, non muterò e non violerò le parole che sono uscite dalla mia bocca. Qualcuno starà pensando ora, e il nuovo patto? Rimanete con me, ci arriveremo di nuovo, tutti i suoi comandamenti sono fermi, stabili in eterno, per quanto? Per sempre. Potete scrivere la risposta e chi non ha la lezione, non dimenticate che potete scaricarla sul sito del pinnacolo della profezia, pinnacolofprophecy.com. Qualcuno ci vuole seguire, magari non lo sa ancora. In eterno e per sempre. I comandamenti sono stabili. Sapete, Billy Graham era un predicatore da record. Dicono che abbia predicato in presenza a 2,2 miliardi di persone, non parlo in tv, ma solo di persona, più di qualsiasi altra persona nella storia. E aveva una pagina di domande e risposte in cui le persone mandavano domande e lui dava le risposte. Questa è una delle domande al programma di Billy Graham. Dio si aspetta ancora che osserviamo i Dieci Comandamenti? Risposta. I Dieci Comandamenti valgono oggi tanto quanto valevano quando Dio li ha dati a Mosè più di 3.000 anni fa. Gesù ha detto perché in verità vi dico finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà. Prosegue poi dicendo che ci sono leggi cerimoniali che erano di passaggio, ma i dieci comandamenti sono eterni e non potrei essere più d'accordo. I dieci comandamenti non mutano, non cambiano. Tra l'altro, la legge ha bisogno di mutare o è il Vangelo che ci cambia? Le persone vogliono cambiare la Bibbia per adattarla al loro peccato. La Bibbia deve cambiare noi affinché ci adattiamo al carattere di Dio. Quindi la legge non cambia. L'essenza della legge è cosa? La legge è amore. Vi ho detto che la legge è un riflesso del carattere di Dio, giusto? Vi faccio vedere i dieci comandamenti e vi faccio capire come funziona. E come si spiega? Se guardate lo schermo vedrete quello che vedono quelli che ci seguono da casa. Bello, eh? Quindi ecco i dieci comandamenti. C'è una cosina su questa rappresentazione. Tecnicamente i primi quattro dei dieci comandamenti sono sulla prima tavola e gli ultimi sei sull'altra. Ma questo è un riassunto e l'artista ne ha messi cinque da una parte e cinque dall'altra. Solo per essere accurati sarebbero quattro e poi sei. I primi quattro comandamenti parlano del nostro amore per Dio. Qual è il comandamento più grande? Aspettate, fatemi fermare un attimo. Dio è amore. Se volete mescolare tutto, è Dio è amore. Ma se volete suddividerlo un attimo, i due grandi comandamenti che ha detto Gesù quali sono? Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore. E l'altro qual è? Ama il prossimo tuo come te stesso. Ho due braccia con dieci dita. E... Queste dita fanno quello che dicono le braccia. Se amiamo Dio, osserviamo i primi quattro comandamenti? Se amiamo Dio, diremo in vano il suo nome? Adoreremo altri dei? Vorremmo preservare il tempo con lui? Onoreremo il suo nome? L'ho fatto senza seguire un ordine, ma questi sono i primi quattro. Se lo amiamo, ovvio. Ora andiamo di qui e vediamo, per un minuto, gli altri comandamenti. Quindi qui abbiamo tecnicamente, questi sarebbero gli ultimi sei. Il quinto comandamento è sulla madre e il padre se amate il padre e la madre, li onorate. Se amate, uccidete? Uccidete il prossimo o mentite al prossimo? Rubate al prossimo? Non commettete adulterio, non desiderate. L'amore, dice Paolo, è l'adempimento della legge, amen. Ma alcuni vogliono solo sbarazzarsi della legge e farla scomparire. Ma. Eccola qui. <ride> io non voglio sbarazzarmene. Pensavo fosse carino far vedere questa realtà virtuale predicando. Ben presto non servirò più io. Basterà l'intelligenza artificiale e farà tutto lei. 5. Un cristiano rinato dovrebbe osservare i Dieci Comandamenti. Ecco di cosa parliamo: cristiani rinati che osservano il Nuovo Testamento. Gesù disse: Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Qualcuno ha detto: Beh, questo è il comandamento di Gesù, è diverso dai Dieci Comandamenti. Aspettate un attimo: chi ha dato i Dieci Comandamenti? Gesù. La Bibbia dice che Giovanni ha detto che tutto quello che è stato fatto, è stato fatto da lui: è la sua legge. Quindi se dice che se lo amiamo dobbiamo osservare i suoi comandamenti, dice che ha osservato i comandamenti di suo padre e dimora nel suo amore. Gesù ha vissuto una vita perfetta di obbedienza e dice che ci ha dato l'esempio affinché camminiamo come fa lui. Magari non ci sentiamo perfetti, ma la sua vita è un esempio di obbedienza alla legge. Amen? Perché? Perché lo amiamo. Ora, da questo sapranno che lo abbiamo conosciuto. Se facciamo cosa? Come possiamo sapere se lo abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti? La Bibbia infatti dice che chi dice di conoscerlo e non osserva i Suoi comandamenti è un bugiardo, continua a dire Giovanni. Molte persone dicono: Ti voglio bene, Signore, ti voglio bene, Signore, e non obbediscono. Se davvero gli volete bene, dovete obbedirgli. È come la storia che raccontava Sid Brooks di un uomo con problemi di alcol che tornava sempre a casa ubriaco la sera tardi. Sua moglie, stufa, lo chiudeva fuori. E lui era al piano terra, gridava verso la finestra di lei sopra. Oh, fammi entrare, ho oh, tre parole per te, tre parole. Ti voglio bene, ti voglio bene. Rimaneva lì e per paura di svegliare i vicini lo fece entrare. Ma succedeva sempre così. Tornava a casa ubriaco, lei lo chiudeva fuori e lui diceva: Ti voglio bene, ti voglio bene, tre parole, ti voglio bene. Un giorno, alla fine, ne ebbe abbastanza. Quando lui tornò a casa ubriaco tardi quella sera e iniziò a gridare: Ti voglio bene, tre parole. Lei disse: Ho una parola per te. Dimostralo. Se mi amate, dice Gesù, osservate la mia legge, osservate i miei comandamenti. Ecco come facciamo a sapere di conoscerlo. Paolo dice in Romani capitolo 2, versetto 13. Perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Se vi è chiaro, per favore, dite amen. La gente spesso fa sembrare che Paolo dica di volersi sbarazzare della legge, ma è il più chiaro possibile. Non sono coloro che odono la legge, ma chi la mette in pratica che sarà giustificato. Ora, saremo salvati perché osserviamo la legge? No. Dio ha detto ai figli di Israele, ecco i dieci comandamenti. Se li osservate vi farò uscire dal paese d'Egitto. Ho ha detto sacrificate questo agnello e inizieremo il viaggio verso la terra promessa. Sono stati salvati dalla schiavitù per il sangue dell'agnello della Pasqua, Gesù, giusto? Poi hanno iniziato il viaggio verso la terra promessa. Dio ha detto ora vi ho salvati, chissà il primo comandamento. Non avrai altro Dio, dice qualcuno. In realtà non è quello, è l'ultima parte. Ecco cosa dice. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: qui inizia l'incisione. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avrai altri dei davanti a me. Nella prima parte dei comandamenti c'è un preambolo che dice io sono il Dio che ti ha salvato. Ora, se mi ami, osserva i miei comandamenti. Non li osserviamo per essere salvati, li osserviamo per lodare Dio che ci ha perdonati e ci ha dato una nuova occasione. La speranza della vita è eterna. 6. Ma vivere sotto la grazia per fede, è la domanda numero 6, fa sì che l'osservanza della legge. Devo fermarmi un attimo, sono andato troppo veloce. Vivere sotto la grazia per fede fa sì che l'osservanza della legge non sia essenziale? No. Romani 6,15. Cosa dice Paolo? Che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Come rispondi? Così non sia. La gente dice, non sono più sotto la legge, sono sotto la grazia, posso infrangere la legge. Così non sia. E di nuovo... Annulliamo la legge con la fede? Qual è la risposta? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. Fatemi vedere se riesco a spiegare il concetto. Stavo andando troppo veloce. Una storia vera. E arrivavo da una statale dove si poteva andare a 110 all'ora ed ero su una superstrada dove penso si potesse andare a 90. Non stavo facendo attenzione. Io ho superato una pattuglia. Voglio dire, non l'ho superata, intendo dire che era nella corsia e sono passato così assorto nei pensieri. E questa ha acceso le luci, mi ha fatto fermare. La gente mi ha detto "Non stava andando così veloce", ma io stavo seguendo un altro e mi hai superato. Ho detto "Agente, mi dispiace. Può avere pietà?" Non ho detto di non essere colpevole, ho ammesso la mia colpevolezza. Ho raccontato che venivo da una statale e non stavo prestando attenzione. Ero di fretta e non è piacevole quando si è in ritardo che si venga fermati. Poi bisogna andare molto veloci, dopo che vi lascia andare, no? Quindi... Gli ho detto, è vero, può avere pietà. E mi ha detto, ok, bene, ti scriverò un avvertimento. Se fosse davvero stata grazia, avrebbe pagato lui, ma mi ha detto ti scriverò un avvertimento. Ha quindi avuto pietà di me, non sono dovuto andare in tribunale a pagare la multa. Mi ha scritto un avvertimento e mi ha detto, ok, stai attento, rallenta. E quando mi ha fermato accendendo le luci, fino a che non mi aveva fermato ero libero. Quando si sono accese le luci, ero sotto la legge. Non volevo fermarmi, ma avevo infranto la legge ed ero sotto la legge. Quindi mi sono dovuto fermare. Ma poi mi ha detto, ti perdonerò. E ho detto, grazie gente, non ero più sotto la legge, ero sotto la grazia. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto ruggire i motori e, vron run. Ho messo la seconda, afferrando il cambio e sono partito con una sgommata lanciando brecciolino in faccia alla gente perché... Non ero più sotto la legge, ma sotto la grazia ora? Ho fatto così? No. Quando mi ha detto, ti lascio andare, e stava scrivendo qualcosa sul retro. Come pensate che sia ripartito sulla superstrada? Ho pulito lo specchietto retrovisore, ho pulito lo specchietto laterale, ho messo la freccia, ho aspettato che non ci fossero auto in nessuna direzione per 15 chilometri e lentamente sono strisciato sulla strada e sono andato a 85 km all'ora, facendo arrabbiare tutti perché guidavo così piano. Perché? Perché ero sotto la grazia. Ero grato. Quindi, quando guardiamo la croce e vediamo quanto è costato il nostro perdono, vogliamo infrangere la legge o siamo più desiderosi di osservarla? Per amore, vogliamo diventare facitori della parola, potete dire amen. 7. C'è una legge nella Bibbia che è stata abolita? È molto importante perché molte persone si sbagliano. Sì, potete leggere qui in Efesini 2.14, egli infatti cosa? Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di cosa? Prescrizioni. C'era una legge di prescrizioni che ruotavano attorno alle leggi cerimoniali. E di nuovo potete leggere in Colossesi 2, versetti 13-14, egli ha cosa? Annientato il documento fatto di ordinamenti. Che tipo di documento? Non è il dito di Dio che lo ha scritto. È stato scritto a mano che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Su cosa erano stati scritti i dieci comandamenti? Su cosa erano state scritte le leggi mosaiche? Su carta, su una pergamena. Ci sono leggi diverse. E è vero che Paolo dice che la circoncisione non è nulla, l'incirconcisione non è nulla, ma quello che importa è osservare i comandamenti. Non si può essere più chiari. Dice di non preoccuparci della circoncisione della legge cerimoniale, ma di osservare. I comandamenti, di quali comandamenti parla? Chiaramente almeno i dieci comandamenti, giusto? Potete guardare in Deuteronomio capitolo 4, penso di averlo segnato, andate al versetto 13. Così egli vi promulgò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra. E a me in quel tempo l'Eterno ordinò di insegnarvi statuti e decreti perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Quindi ci sono i Dieci Comandamenti messi nell'arca dell'alleanza. E poi il Signore fece scrivere a Mosè una lunga lista di leggi civili e leggi cerimoniali, leggi sulla salute. E molte di quelle leggi sono ancora alla base della nostra società, lo sapevate? Mosè è quello che ha spiegato l'omicidio di primo grado e di secondo grado e anche. L'intenzionalità ha molto a che fare con questo. Se l'asino del vicino scappa, devi riportarlo. Sono tante leggi importanti che Dio ha dato ai figli di Israele che sono diventate il fondamento per le leggi in tutto il mondo. È fantastico quanto è stato intelligente. Ma le leggi cerimoniali che avevano a che fare col santuario quando Gesù è morto sulla croce, il velo del luogo santo si è squarciato dall'alto in basso simboleggiando il fatto... Che lo scopo del santuario terreno si era adempiuto. Gesù ha detto: Distruggete questo tempio fatto da mano d'uomo, e ne farò uno non fatto da mani d'uomo. Stava parlando di cosa? Del suo corpo. Quindi, lo scopo della legge cerimoniale: Dobbiamo sacrificare gli agnelli, o Gesù ora è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo? Quindi, tutto questo preannunciava Cristo. Non è la circoncisione fisica, la Bibbia parla di circoncisione del cuore, è spirituale. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Pastore Dag, perché lo fai in un seminario sull'Apocalisse? Beh, ci arrivo. Rimanete sintonizzati. 8. Qual è l'obiettivo speciale del diavolo negli ultimi giorni? Il dragone, allora, si adirò. Nella nuova Diodati, dice così: si arrabbiò contro la donna e se ne andò a far guerra. A proposito, è la battaglia dell'Armageddon. Col resto della progenie di lei. Che fa cosa? Con chi fa guerra il diavolo negli ultimi giorni? Chi è la donna? Fa la guerra una donna, la Chiesa, che custodisce i comandamenti di Dio e ha la testimonianza di Gesù. Ne parleremo ancora, ma non potete perdervelo, amici. Se andate al libro di Daniele, capitolo 3, il re di Babilonia fa una legge. La legge del suo governo obbligava tutti a prostrarsi a un'immagine scolpita e chi non si fosse prostrato davanti all'immagine sarebbe stato ammazzato, ma la Bibbia diceva di non pregare davanti alle immagini. Tre ebrei dissero che sarebbero andati piuttosto nella fornace ardente, disobbedendo alla legge del governo, alla legge religiosa del governo, piuttosto che disobbedire alla legge di Dio. E furono messi alla prova per questa legge. Se andate a Daniele 6, il re Persiano fece una legge che diceva che tutti dovevano pregare il re Dario per 30 giorni. Daniele disse che non doveva avere altri dèi e che avrebbe infranto il primo comandamento. Dovette decidere a chi obbedire. Negli ultimi giorni sarà fatta una legge che dice che se non adorate la bestia e la sua immagine non potrete comprare o vendere e alla fine ci sarà una sentenza di morte. Io credo che succederà. Quindi, se siamo confusi rispetto a cosa fare con i Dieci Comandamenti, amici, siamo davvero nei guai. Perché nella Bibbia ci sono questi esempi di eroi che si sono schierati al punto di essere disposti a morire invece che disobbedire a Dio volontariamente. Dobbiamo quindi sapere a cosa credere. La legge di Dio sono i comandamenti dell'Onnipotente. Se la infrangiamo, pecchiamo. Ed ecco perché è importante, amici. Ci sarà una battaglia tra il dragone e la donna. Una semplice regola di vita. Scoprite cosa fa felice Dio e fatelo. Trovate cosa rende felice il diavolo e non fatelo. Scoprite cosa fa arrabbiare il diavolo e fatelo. Si dice che il dragone era adirato con la donna. Perché? Perché osservava i comandamenti di Dio. È un indizio, lì è una buona idea che fa arrabbiare il diavolo. Perché il diavolo vuole che pecchiate. E il peccato è infrangere la legge di Dio. Se uccidete è peccato. Se ammazzate... Se commettete adulterio è peccato. Se mentite è peccato. Dio vuole che il suo popolo sia santo. Amen. È per quello che è chiamata legge santa. Poi potete leggere in Apocalisse 14, versetto 12, qui è la costanza dei santi, qui sono coloro, questo è il versetto fondamentale di Apocalisse 14, qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Il popolo di Dio che è sopravvissuto alle prove finali sarà obbediente, crederà in Dio. Quindi i dieci comandamenti non cambiano. La legge di Dio non ha bisogno di cambiare, è il Vangelo che deve cambiare noi. È scritto di suo pugno, raccontato dalla sua voce. È eterno. Bene. Numero 9. Ci si salva se si osserva la legge? Voglio sottolineare nuovamente questo punto. No, la Bibbia è molto chiara. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. Ciò non viene da voi. È il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Siamo salvati mediante la fede. Ora, alcuni pensano che nel nuovo patto siamo salvati mediante la grazia, ma nel patto antico erano salvati mediante la legge. Nessuno si salva con le opere, tutti si salvano mediante la grazia. La Bibbia dice che Abramo è il padre dei fedeli, dice che Abramo ha creduto in Dio e questo gli è stato messo in conto di giustizia, si è salvato mediante la fede, si sono salvati per fede guardando la croce nel futuro. Noi siamo salvati mediante la fede guardando la croce nel passato, ma tutti si salvano mediante la croce, amici. Nessuno va in cielo con le opere, mediante le opere, amen. E poi alcune persone dicono, beh, Dio non aveva i dieci comandamenti fino a che non c'è stato Mosè. Non è vero. Era peccato commettere adulterio prima dei dieci comandamenti. Perché Dio ha detto a Giuseppe o Giuseppe a Potifar, alla moglie di Potifar, che non poteva fare quella cosa e peccare contro Dio? Quando lei ha cercato di tentarlo per compiere adulterio, lui le ha detto che era un peccato. I Dieci Comandamenti non erano ancora stati scritti. Sapevano che era un peccato. Possiamo risalire all'inizio con Caino e Abele. Dio disse a Caino, il peccato è alla tua porta. E lui uccise il fratello. E fu maledetto. Era un peccato. L'omicidio era peccato. Quindi, i Dieci Comandamenti fanno parte del carattere di Dio dall'inizio. Al tempo di Mosè li scrissero e basta. Dieci, una persona si può salvare se non osserva la legge di Dio? Forse. Fatemi spiegare. Re Davide, sarà in cielo? Re Davide, sarà in cielo? Quante mogli ha avuto? Circa dieci e varie concubine. Fa parte di quello che Dio vuole che facciamo? No, Dio passa sopra se si è ignoranti. Viveva alla luce di quello che sapeva, il peccato è conoscere il bene e non farlo, secondo Giacomo e Paolo, quindi non lo sapeva. E quindi, se c'è qualcosa che fate di sbagliato e non lo sapete, è difficile pentirsi di quello che non si sa. Capite cosa intendo? Ma se consapevolmente pecchiamo, allora è un problema serio. Se volete entrare nella vita, cosa dice la Bibbia? Osservare i comandamenti. Gesù ha detto: Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Chi è l'uomo saggio? Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Io lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra cosa? La roccia. Su cosa sono scritti i dieci comandamenti? Sulla pietra. Cosa ha usato Davide per abbattere Golia? Una pietra. Cosa distrugge l'immagine di Daniele 2? Questa è per gli studenti della Bibbia bravi. La pietra. È la parola di Dio. La legge di Dio. È il fondamento. Chi costruisce sulla roccia, quando arriva la tempesta, la casa rimane stabile. Quindi non abbiate paura della legge di Dio. Di nuovo, Apocalisse, è l'ultimo capitolo della Bibbia. Se volete qualcosa di chiaro, beati quanti vogliono essere beati. Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Quanti di voi vogliono essere beati? Dice che si deve adempiere la legge. E di nuovo, Levitico 18, versetto 5. Osserverete i miei statuti e i miei decreti, mediante i quali chiunque li metterà in pratica vivrà. Ora, quando sentite un messaggio come questo, so che vi potrebbe spaventare un po' e dire, oh cavolo, magari ci sono ambiti della vostra vita in cui disobbedite. Tutti gli ambiti della vostra vita, se vedete che c'è disonestà, se c'è un peccato, e tenete a mente che Gesù ha detto che i Dieci Comandamenti non riguardano solo l'aspetto esteriore dell'obbedienza, si tratta anche dell'atteggiamento interno. Magari non commettete adulterio, ma Gesù ha detto che si commette adulterio nel cuore, lo sapete. La Bibbia dice che magari non uccidete, ma Cristo ha detto che se siete arrabbiati col vostro fratello senza motivo, siete colpevoli di omicidio. Gesù ha detto che il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. Alcune persone magari non mentono letteralmente, ma ingannano nel modo che hanno di comunicare. E se siete cristiani onesti e pieni di spirito, lo Spirito Santo vi convincerà ogni volta che vi trovate al limite spirituale della legge, non solo a quello letterale. Ed ecco cosa vuol dire essere cristiani. Dovete voler essere guidati dallo Spirito. Non serve obbedire solo alla legge, ma bisogna obbedire allo spirito della legge, alla lettera. Servono entrambe le cose. Domanda 11 della vostra lezione. Sono felice di vedere che molte delle vostre teste si abbassano e cominciate a scrivere e a seguire. Avrete tutte le risposte per poter fare degli studi della Bibbia quando avrete finito. Qual è il risultato di obbedire alla legge di Dio? Un lavoro duro? Un peso? Qualcuno si comporta così? No! Statisticamente dice, vi ho detto queste cose affinché la vostra gioia sia piena. Non credete alla bugia che la felicità viene dalla disobbedienza, la miseria deriva dalla disobbedienza. Le persone che vivono vite senza legge, di solito vengono incarcerate, hanno vari problemi e multe, giudici, ordini di comparizione in tribunale. Ho tirato su un autostoppista un giorno, è venuto da me. E mentre andavamo ovviamente mi ha chiesto cosa fai? Sono un pastore. Ah, io sono cristiano. Ma non sono praticante. Cosa vuol dire? Beh, ho una croce qui. E man mano che andavamo, mi ha raccontato i suoi problemi con la legge. Era stato in tribunale, aveva divorziato da sua moglie. Gli ho detto, dice di essere cristiano ma non pratichi, non esiste una cosa del genere. Cristo ha detto che o siete con me o contro di me. Ho detto forse tutti i problemi che hai vengono dal fatto che non ti sei affidato a Gesù. Quando obbedirai, troverai la pace. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che li possa far cadere. Ho dimenticato il riferimento, ma l'ho citata correttamente. Ho sentito qualcuno che l'ha riconosciuto. Dio vi darà pace, grande pace. Di nuovo, beato, chi fa cosa? Chi osserva la legge. Quanti di voi vogliono quella felicità? Oh, in realtà è nella lezione, mi ero dimenticato. Ecco qui, Salmi 119, versetto 165. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge. Mi chiedevo come mai ce l'avessi in mente, era nella lezione. E non c'è nulla che li possa far cadere. Che tipo di pace? Gesù e Paolo ci dicono che Dio ci darà una pace che sopravvanza ogni intelligenza. Se vi affidate e dite, Signore, perdona i miei peccati, non solo vi perdona i peccati passati, ma quando andate da Gesù, egli vi darà la forza di vivere un nuovo tipo di vita. Quando Cristo... È stato battezzato, è uscito dall'acqua, e lo Spirito Santo è disceso, è andato nel deserto e ha combattuto col diavolo ed è stato vittorioso, come esempio per voi e per me. Gesù non è stato battezzato per un peccato. Quando affidiamo la nostra vita al Signore e ci impegniamo con la nostra vita per il Signore, ci promette il dono dello Spirito Santo. Potete leggere in Atti capitolo 2 che Pietro dice: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Potete leggere in Atti capitolo 2 che Pietro dice: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ci dà il suo spirito per obbedire alla sua legge. Amen. Amo questo versetto, Deuteronomio 6, versetto 24. Così l'Eterno, ci comandò di mettere in pratica tutti questi statuti temendo l'Eterno il nostro Dio per avere sempre prosperità e perché Egli ci conservasse in vita come è oggi ho messo un altro versetto bonus per voi non è nella lezione Deuteronomio 529 mi piace perché Dio inizia con la parola Oh, traducetelo per me Oh, è il cuore di Dio che si spezza Oh! avessero sempre un tal cuore da temermi e da osservare quanti tutti i miei comandamenti per avere quando sempre prosperità loro e i loro figli. Non sarà solo una benedizione per voi, ma benedirà anche i vostri figli. Per quanto tempo? Per sempre. Ci offre la vita eterna. Dio promette gioia, pace, se osserviamo la sua legge. Ma perché lo facciamo? Ricordo di aver sentito una storia di un padre che aveva detto al figlio adolescente, figlio puoi andare a tagliare l'erba? E il figlio voleva fare altro, giocare al computer. Il padre continuava, taglia l'erba, taglia l'erba. Andò fuori, prese il tagliaerba, ma senza controllare il carburante o altro, fece un giro del giardino per un minuto, prese una scorciatoia attraverso i fiori della mamma e lo rimise via. Non lo ripulì, né niente. Il padre guardò fuori, vide l'erba con tutti i pezzettini, che sembrava un taglio da Moicano. Contagli ovunque, non aveva fatto un gran lavoro. Quel ragazzo prese in prestito l'auto del padre senza chiedere. Fece un incidente. Qualcuno fu ferito. Fu portato in prigione. Aveva più di 18 anni e. Era stato beccato a guidare senza patente. I genitori vennero a prenderlo e dissero che c'era una cauzione molto alta. La persona era stata ferita gravemente e i genitori dovettero fare un prestito per pagare la cauzione del figlio. E mentre il figlio aspettava in tribunale, i genitori dovettero assumere un legale, pagando migliaia di dollari. Il figlio scoprì le somme che stavano pagando e i suoi genitori continuavano a volergli bene, dicendo ce la caveremo, non scoraggiarti, hai fatto un errore, non è la fine del mondo, la tua vita andrà avanti. Ma erano davvero in ginocchio finanziariamente per tutte le spese legali. Il padre disse, figlio, puoi andare a tagliare l'erba? Egli andò, affilò le lame, ripulì tutto, controllò l'olio, controllò il carburante, fece un taglio accurato del prato, fece un buon lavoro, ripulì tutto e lo mise via. Cosa aveva fatto? La differenza. Aveva visto quanto i suoi genitori gli volevano bene, aveva visto il prezzo che stavano pagando per la sua libertà e si era reso conto che era una cosa davvero sciocca per lui tagliare l'erba. Quindi Gesù ha detto, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ci ha mostrato quanto ci vuole bene, ci ha dato la sua vita. Volete sapere quanto faccia male il peccato, la disobbedienza? Guardate il sangue sulla croce. È un miracolo, amici. Non so come il sangue rosso possa lavar via i peccati. Ma come ha detto un pastore, non so come una mucca nera possa mangiare erba verde, fare latte bianco e burro giallo. Ma ci credo. E funziona. Ci sono milioni di persone che vi diranno che funziona. Quanti di voi vogliono dire, Signori, aiutami a essere un facitore e non solo un ascoltatore? Padre nei cieli, rimani con tutti noi qui e le persone che ci seguono. Donaci il dono dello Spirito. Aiutaci a capire cosa vuol dire non solo essere uditori, ma facitori della tua parola. Preparaci di nuovo a servirti meglio e a vivere negli ultimi giorni. Nel nome di Cristo. Amen.